Con questo atto di fatto andiamo ad istituire l'Officina Algherese di Sviluppo per l'Imprenditorialità, che come sappiamo insomma, è uno strumento messo a disposizione delle imprese, in modo particolare delle nuove imprese, per creare i presupposti per la competitività e per lo sviluppo economico nel nostro territorio. È un progetto che si avvale nella fase iniziale, in modo particolare dell'intervento anche finanziario dell'Università di Sassari col progetto Innovare, e al quale dobbiamo dare poi una continuità, soprattutto nella fase di finanziamento, per rendere strutturale appunto la presenza del centro. Centro per l'imprenditorialità, ma anche per l'orientamento, da qui anche la presenza dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Da un lato, gli spazi co-working condivisi per le imprese che vogliono fare innovazione in questo territorio, dall'altra l'elaborazione di idee con un Fab Lab, quindi con degli spazi dedicati alle imprese, e poi un centro per l'orientamento. Noi come amministrazione comunale vorremmo dare almeno tutte le informazioni possibili ai disoccupati, tutte le possibilità, tutte le agevolazioni, devono essere in grado di conoscere e di poter anche per la loro attività avere davvero tutto ciò che un'istituzione, soprattutto l'istituzione più vicina ai cittadini, può mettere poi a disposizione. Quindi centro per l'orientamento, anche con, voglio dire, il direttore De Mussi, anche con figure professionali dedicate, ed è davvero una collaborazione a tre anche da questo punto di vista, Università, Comune, Agenzia Regionale per il Lavoro. È un tentativo insomma di fare orientamento, di accompagnare le imprese nella fase di start-up, e poi c'è una fase successiva, quindi una fase di avvio negli spazi del Gruppo Altetto, che nascerà, sorgerà, pensiamo nel mese di ottobre, il Centro per l'Imprenditorialità e l'Orientamento, e poi una successiva fase in un progetto collegato che è già comunque descritto nel protocollo d'intesa con l'area di sviluppo industriale, dove attraverso un polo tecnologico, l'AIT così chiamato, potranno poi insediare le stesse imprese. È un tentativo insomma di dare una risposta strutturale, in modo particolare al mondo dell'impresa e della ricerca. Questa iniziativa rientra nell'attenzione che l'Università di Sassari sta portando al mondo del lavoro, sia proponendosi sia come strumento portatore di idee e innovazione verso il territorio, quindi dare la possibilità di poter collaborare, collaborando con imprenditori, poter riuscire a avere effettivamente un vantaggio reciproco e mettere a frutto le nostre conoscenze e le abilità imprenditoriali presenti nel territorio. In realtà è un ulteriore passo di una serie di importanti iniziative che hanno visto l'Università di Sassari, affiancata dal dottor Temussi e dell'Agenzia Regionale del Lavoro, che stanno mostrando grande attenzione a tutte le problematiche, sia, ripeto, per il mondo imprenditoriale, ma anche per il mondo dei giovani, dei miei studenti. Quindi saluto questa iniziativa con grande interesse. L'Università di Sassari si impegnerà appunto ancora una volta attraverso progetti regionali che saranno il motore finanziario, diciamo, di questa iniziativa. E la fase progettuale è avanzata e io penso che a settembre-ottobre potremo essere effettivamente operativi anche con tutte le infrastrutture e quello che serve. Insomma, oggi è una giornata importante per l'Agenzia del Lavoro perché in realtà quello che stiamo facendo oggi non è un semplice accordo territoriale, ma anticipa fortemente l'ultimo decreto del mercato del lavoro e soprattutto la sua attuazione fatta a livello governativo. Cioè, si lascia la logica di servizi provinciali per lavoro, ma si attuano delle politiche sui singoli territori, quindi anche su base comunale, e in forte sinergia con gli altri stakeholder principali come l'università. Questo perché i dati della disoccupazione giovanile in Sardegna e non solo sono ancora elevatissimi, ma non è neanche pensabile che 103.000 giovani, diciamo, sono i 29 anni, che oggi non studiano e non lavorano in Sardegna, non possono tutti trovare un lavoro dipendente. Ecco perché dall'impresa si deve ripartire, abbiamo necessità di sviluppare capacità imprenditoriali e innovative di impresa compatibile con quelle che sono ovviamente i piani di sviluppo regionali, no? Sull'impresa, però sicuramente questo è un accordo forte perché unisce
l'aspetto dell'ente locale che insomma mette la faccia su tutte le politiche del territorio, l'università che sempre maggiormente presente in tutte queste componenti territoriali di sviluppo perché è un volano economico, e l'agenzia del lavoro come soggetto che attua le politiche attive chiaramente a livello governativo e anche a livello regionale. E siamo entrati a pieno insomma, in tutto quello che il Jobs Act e anche le politiche governative attraverso i decreti attuativi stanno facendo a livello nazionale, ma lo stiamo facendo in anteprima nazionale.